per la verità c'è forse un motivo, se sono ricordati soltanto da 7 persone in Giappone. Benvenuti su WatchMojo Italia, oggi vediamo una top 10 di 10 giochi spin-off dei Pokémon più deliranti, completamente folli e anche dimenticati dai più. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se magari nella vostra vita ci avete messo mano, li ricordate con piacere, li avete odiati oppure avete giocato anche a cose più deliranti della Pokémon Company. Alcuni di questi sono usciti soltanto in Giappone, in Taiwan, per dire, però comunque sono stati poi anche emulati, quindi non è che è impossibile che l'abbiate visti. E andiamo, ma prima di cominciare mi raccomando, condividete questo video con tutti quanti i vostri amici se vi piace, fate un salto sul mio profilo Instagram che trovate qua sotto, come al solito se volete scrivermi fatelo pure nei messaggi, vi rispondo lì, lasciatemi un segui e andiamo alla numero 10 con Detective Pikachu. Prima dell'uscita del film di Ryan Reynolds, esattamente un anno prima, anche se a giudicare dalla grafica diresti dai 20 ai 30 milioni di anni, ma la Pokémon Company ci ha ormai abituato a texture che andavano nel cenozoico ormai da tempo, uscì questo punta e clicca sul grilletto della pistola che tenevi alla tua tempia, direi a giudicare dalla qualità, in cui un Pikachu con problemi di memoria e il cappellino da Sherlock Holmes si fa aiutare da un ragazzino qualunque per risolvere il caso di un grosso giro di droghe pesanti. E non sto scherzando, i Pokémon si stanno strafacendo del brutto, impazzendo e causando episodi violenti in giro, e bisogna porre fine a questa follia spegnendo il DS, no, aiutando il nostro che con un timbro di voce da investigatore distrutto dalla vita e problemi di alcol si rivolge a noi in questa maniera. Io non so come possa essere presa anche solo vagamente seriamente una cosa del genere. You've got the crucial evidence, right? It's those marks that the tails made. Alla numero 9, Pokémon Channel. La trama è molto semplice, non c'è. Tutto quello che bisogna fare è guardare questa TV ideata dal professor Oak per poi dirgli se i programmi sono carini oppure no. Inutile dire che dopo intere sessioni di Jigglypuff che canta lo zecchino d'oro affiancato da un coro di altri Pokémon che si muovono come se stessero nella parte finale di un trip da acidi di quelli pesi, Psyduck che conduce un telegiornale, Wobbuffet che conduce un quizzettone al quale ti viene chiesto di partecipare, no grazie, e Pikachu che è la linea comica e fa le pubblicità e gli stacchi, più che dare un feedback al professor Oak vorresti dargli una axe in the back al professor Oak e porre fine alla sua esistenza. La numero 8, la serie dei Pokémon Rumble, è letteralmente la Royal Rumble dei Pokémon, che è un po' anche come uno in generale si immaginerebbe gli incontri tra Pokémon fossero un po' più movimentati e realistici, al posto che Rattata usa colpo coda, Rattata mordi fino alla morte chiunque ti ritrovi davanti. Si tratta semplicemente di scegliere dei Pokémon iniziali ai quali far imparare mano a mano mosse sempre più violente, massacrando orde di Pokémon che ti si buttano addosso come maniaci suicidi, ma non come i nemici di Bruce Lee, anzi arrivano a ondate. Sono troppi, dopo 5 minuti tendenzialmente era semplicemente un premere pulsanti a caso, godendo di una fantastica orgia di morte. Alla numero 7, Pokémon Conquest. È il mix tra i Pokémon e Nobunaga Ambition, una serie abbastanza oscura di strategici a turni in cui si combatte nel Giappone feudale. Carini, ma ce ne sono tanti di quel genere, non memorabili. Ma non ce n'è nessuno in cui un signore della guerra giapponese decide di portare la pace in Giappone usando al posto che la katana è Pikachu. Certo, no? E quindi un samurai con tanto di armatura che incontra altra gente sempre in armatura, non si sa bene per quale ragione, considerando che poi fanno massacrare i loro animali da compagnia mentre loro restano a guardare. Potevano darla ai Pokémon l'armatura, e quando batti un avversario gli ciuli qualche Pokémon. È così che si catturano in questo mondo. Bah. Alla numero 6, Pokémon Tretta. Questo invece è un arcade che potete giocare emulandolo, ovviamente, ma in teoria uscì ufficialmente solo in Giappone e Taiwan, come dicevo prima, per un motivo. Perché in Giappone A, sono fissati con i Pokémon anche più di noi, e B, in Giappone sono fissati anche con le macchinette un pochino più di noi, perché non si tratta di un semplice gioco da cabinato, ma mischia sapientemente la maniacalità del collezionismo alla maniacalità del gioco d'azzardo, in pratica. E i Pokémon li collezioni girando una bellissima roulette a punteggio e token che ti vengono assegnati casualmente. E in quel modo puoi proseguire il gioco. Ci stanno un sacco di colori, un sacco di suoni. C'è Pikachu che fa blu blu pika pi con tutti blu, che non fa mai male. Capirete che il giapponese medio lavoro e pacinco con questa cosa. Gobare! Gobare!
Alla numero 5, Pokémon Dash, il gioco di corse dei Pokémon in cui puoi usare solo un Pokémon, almeno in single player. E quel Pokémon non è un quadrupede o un qualunque altro adatto a correre veloce. È Pikachu. Perché Pikachu è simpatico, giallo e fa vendere un sacco. E ha anche un'altra particolarità. Se notoriamente Pikachu non sa zitta un secondo in ogni sua apparizione, qui la cosa è portata a estremi quasi grotteschi. Perché è un ogni secondo col pennino lo mandavi dove volevi. C'era la pica mongolfiera che lui prendeva urlando pica mio, mio! La lanciavi appeso a palloncini mentre urlava pica. Una stronzata clamorosa. Era simpatico che però potessi trasferire i tuoi Pokémon da Rubino a Zaffiro che avevi in squadra sul tracciato di Dash. Alla numero 4, Pokémon Smile, che è il gioco per il Pokémon, stavo dicendo buonanotte, il gioco per imparare a lavarsi i denti dei Pokémon. Non sto scherzando, anche qui app in realtà aumentata con la quale il bimbo si inquadra mentre si lava i denti sorridendo chiaramente tutto il tempo come in questa pubblicità. E a parte lo stilosissimo cappello di chissà quale Pokémon, dovrà lavarsi bene i denti per togliere tutti i batteri che appaiono sui dentini su schermo, facendo così, siccome questi batteri hanno intrappolato i Pokémon, venire fuori tutti quanti i nostri amici e liberarli e vederli uscire piano piano dalla propria bocca. Ora, a parte il fatto che l'idea che tu vomiti Pokémon è abbastanza grottesca, che Pikachu esulti urlando quando ti lavi bene i denti, non lo so, c'è qualcosa di sbagliato in tutto questo. Però se può essere un modo per far lavare i denti a tuo figlio, oh, ben venga. Ma se magari poi si convince di avere davvero dei Pokémon dentro alla bocca e incomincia a lavarseli maniacalmente tutto il giorno fino a farseli cadere, che cosa? Pokémon 3, ma sono impazzito completamente anche io, ormai non so che cosa sto dicendo. La numero 3, Pokémon Link, una droga vera. Questo era il Tetris Candy Crush, però con Pikachu in mezzo, chiaramente, che come idea sapete funziona sempre, no? Alla fine qualunque gioco, se ci pensate, va bene per questa reinterpretazione, no? Dice bello The Last of Us, ma se al posto di Ellie Joel doveva portarsi dietro Pikachu era ancora più bello. Beh, un buon successo ebbe questo gioco su DS con vari seguiti, bellissime le espressioni dei Pokémon quando le loro teste cascano, in particolare Bulbasaur che si guarda attorno tipo ma che cazzo sta succedendo. Geniale che Ditto valga come ogni Pokémon, quindi è un po' l'assopigliatutto, una forma che non penso di gioco morirà mai, perché mettere in fila le cose al genere umano lo fa andare in brodo di giuggiole proprio. Alla numero 2, Pokémon Magikarp Jump, il gioco mobile sul far saltare il più in alto possibile Magikarp. Sì, voi pensate che invece no, ma la risposta è purtroppo sì. La cosa poi particolare di questo gioco però non è che giri tutto attorno alla mossa splash del nostro inutile amico, ma è il fatto che non c'è Pikachu, è incredibile. Detto questo, devi far ingozzare di biscottini sott'acqua, va bene, il tuo Magikarp, che quindi aumenterà il proprio peso e quindi non si sa bene, aumentando il proprio peso, come faccia anche a saltare di più, dovrebbe... Va bene lo stesso. Come un salame quando sta a terra, e così potrai sfidarti con tutti gli altri allenatori a chi ha il Magikarp più salterino. Perché chiaramente anche tutti gli altri allenatori del mondo hanno con sé solo un Magikarp. La loro missione è farlo ingrassare per poi farlo saltare più in alto degli altri. Ci sono anche allenatori vecchi di 70-80 anni. Che tu non si chiama, da quanti cazzo di anni è che stanno a far saltare un pesce facendo... Ma sono... Cioè, ma che vita è... Ma la numero 1, Learn with Pokémon Typing Adventure. Che avventurone, ragazzi, imparare a scrivere sulla tastiera. Sì, divertente. C'è Pikachu qui, che è ancora più divertente del solito, perché interagisce tantissimo con il bimbo, che infatti diventa una vittima cavia di questo gioco, in cui deve imparare a scrivere veloce e per bene la tastiera con questo moderno corso di dattilografia i nomi dei Pokémon che appaiono senza fare errori. Ogni errore infatti riceverà una scossa a voltaggio sempre più alto fino ad avercelo mortale nel Pikachu meccanico che viene venduto assieme al gioco. E questa cosa purtroppo non è vera. Ma siccome era soltanto per DS e non per PC, geniale, eh? Qualcosa assieme al gioco arrivava ed era una tastierina Bluetooth che però funzionava solo per questo gioco. Una grandissima organizzazione da parte della Pokémon Company. Bellissimo l'intento, come al solito, quello di migliorare i cuccioli di essere umano a suon di PKP e denti lavati e dita veloci. Ma ecco.